Una costellazione fittissima che ha avvolto il pubblico da ogni direzione. Nebula, imponente opera site specific realizzata al gasometro di Roma, ha aperto Videocittà, la rassegna che si è svolta dal 5 al 7 luglio. L'installazione, realizzata da ENI e curata da Videocittà con il supporto scientifico dell'INAF e dell'Osservatorio Astronomico di Roma, è firmata da Quiet Ensemble, con le musiche di Giorgio Moroder, una delle figure più influenti dell'elettronica e della disco. Francesco Dobrovic, direttore creativo di Videocittà, ha dialogato con Moroder sulla genesi dell'opera. Questa evoluzione che noi stiamo sperimentando all'interno del gasometro, comunque di poter collaborare poi con qualcuno che insomma di esperienza ne ha tantissima, una freschezza incredibile e fuori dall'ordinario, e quando questo tipo di lavori, queste immersive experience, ti obbligano a mettere insieme più professionalità. Cioè, se riesci a mettere veramente insieme un musicista professionista, dei tecnici e dei creatori di immagini e di atmosfere, secondo me il risultato si vede. Quando ho fatto la musica ho già pensato anche un po' al video, cioè ho messo delle parti voluminose, poi un po' meno, poi degli effetti. Vi ho aiutato un po' con gli effetti, sai, tu cambi le luci, quindi il lavoro era già un po' più facile. L'installazione ha messo in scena una notte trapuntata di astri con suoni provenienti da galassie lontane, con un'esplosione di luci a simboleggiare la nascita di una supernova e tre candele, che formavano un gioco di luci e un'interazione con le sagome dei visitatori. Mattia Voltaggio, head di Joule, la scuola di ENI per l'impresa. Per ENI è molto importante il puntamento con Videocittà perché conferma la vocazione di quest'area, una vocazione di distretto di innovazione tecnologica, ma anche aperto a incontrare arte e cultura attraverso le persone. Abbiamo inaugurato un'installazione che racconta la storia del cielo e delle stelle con le musiche originali di Giorgio Moroder, quindi una grandissima qualità artistica che si sposa anche a un tema che è al centro di ENI, cioè l'energia. In particolare in questa edizione abbiamo arricchito anche gli incontri e i dibattiti culturali per raccontare le nuove competenze, le competenze del futuro che vedono sempre più il mondo dell'arte e della cultura anche incontrarsi con quello della scienza e dell'ingegneria.